Dom Perignon, ragazzi, la bottiglia più ricercata, più famosa, più fotografata, più ambita del mondo. Qui siamo oltre l'enologia, oltre il mondo del vino, una storia plurisecolare, avvolta nel mistero e quindi affascinante. Oggi ne parliamo sul canale Storie di Vino, episodio 3. Cominciamo con la sigla. Di ritorno dalla sigla, come sempre, ragazzi, mi raccomando l'iscrizione al canale per non perdervi i prossimi contenuti, le prossime storie, le prossime degustazioni. Ma cominciamo subito a parlare di lui, il protagonista di questa storia. Tutto parte da Dom Pierre Pérignon, un monaco che nacque nel 1638 nella Champagne, la regione oggi famosissima per il vino, ma già all'epoca era ricca di viticoltura, era ricca di campi di vite, perché i monaci, soprattutto, erano i maggiori proprietari terrieri e maggiori produttori di vino. Rappresentavano qualcosa di importantissimo. La loro figura è stata fondamentale per proseguire e progredire nel mondo dell'enologia, anche a livello di tecniche, a livello di conoscenza. Tant'è che proprio Dom Pierre Pérignon è considerato la colonna, forse tra le più importanti, forse la più importante dell'enologia moderna, perché grazie a lui conosciamo il moderno metodo classico. Lui ha avuto il grande merito di iniziare degli esperimenti che poi hanno portato alla conoscenza della rifermentazione in bottiglia, per esempio, quindi all'invenzione dei vini frizzanti, all'utilizzo di bottiglie in vetro più spesse per resistere alla pressione della bollicina, del gas all'interno delle bottiglie, l'invenzione dell'utilizzo del tappo da sughero. Veramente un pioniere, un genio che ha contribuito tantissimo a quella che oggi è una metodologia conosciuta. L'utilizzo di tutte queste tecniche compone il metodo classico. È stato tra i primi a pensare che aggiungendo lieviti e zuccheri all'interno del vino si potesse causare la rifermentazione, quindi la bollicina, quindi il perlage tipico degli champagne e dei vini spumanti. È anche a lui dovuta, anzi, l'invenzione della cuvée. La cuvée è quella miscela, quel mix, quell'unione, quel taglio, chiamiamolo come vogliamo, di diverse basi di vino bianco fermo, atte poi a rifermentare. Quindi la base è quella sulla quale si fonda una bottiglia di champagne, una bottiglia di vino spumante di qualità. Se la base è una base di qualità, è stata messa a punto, è stata calibrata nel miglior modo possibile, allora poi andrò ad ottenere un grande metodo classico, un grande vino spumante. Da lì deve partire tutto. Tra le altre cose, Dom Pierre Pérignon fu tra i primissimi ad iniziare ad utilizzare il pino nero, un'uva che per lui era quella giusta per andare a ottenere questi vini, e infatti ancora oggi è tra le più utilizzate, insieme allo Chardonnay. E oltre a questo, anche la vinificazione in bianco delle uve a bacca rossa si deve a lui. Così, attraverso i secoli, si arriva al 1921, annata della prima produzione di Dom Pérignon, linea Cuvée de Prestige di Moët Chandon, la società più grande, dalla quale poi è nato come marchio registrato, marchio a sé stante nel secondo dopoguerra, proprio il Dom Pérignon. Da qui si diffonde il mito, la leggenda, in tutto il mondo. Diventa un vino apprezzatissimo, richiestissimo. È apprezzato sia per la sua qualità che per la sua storia, per il velo di mistero che lo avvolge, e anche e soprattutto diventa uno status symbol. Rappresenta il lusso, la ricchezza, la potenza anche di chi beve questo vino, di chi lo apre e di chi può permetterselo. Conosciamo oggi il Dom Pérignon Vintage, diciamo la bollicina d'entrata, che si trova a non meno di 250 euro. Poi abbiamo il P2 e il P3 che hanno una maturazione, un affinamento, una qualità ancora più alte, e poi abbiamo il Rosé. Sono dei vini straordinari. A volte forse il prezzo è un po' gonfiato per motivi di marketing, assolutamente, per motivi di altissima domanda e bassa produzione, però è sicuramente un vino di alto livello. Il lungo affinamento sui lieviti, la scelta di una cuvée, di una base assolutamente di altissima qualità, quindi comunque si tratta di un vino molto importante anche da un punto di vista enologico. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete mai provato una bottiglia di queste o se comunque rientra nei vostri desideri, nelle vostre curiosità. Io vi lascio qui nelle schede altri video della playlist Storie di Vino, penso che possano essere interessanti per voi. Io vi ringrazio una volta di più per l'attenzione, spero che questo video vi abbia incuriosito, vi abbia divertito. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!